Ciao a tutti, benvenuti alla prima video lezione di musica con Danilo Maggi e oggi vi insegnerò a leggere le note all'interno del pentagramma. Il pentagramma che cos'è? È il nostro sistema di riferimento in musica all'interno del quale poi si potranno inserire note o pause ed è composto da queste 5 linee parallele. Per convenzione sia i righi che gli spazi si contano dal basso verso l'alto. Contando dal basso verso l'alto abbiamo il primo rigo, il secondo rigo, il terzo rigo, il quarto rigo e il quinto rigo. Nel caso degli spazi invece andiamo qui giù, ne avremo 4 in tutto e avremo quindi primo spazio, secondo spazio, terzo spazio e quarto spazio. Parlando delle note sulle righe avremo quindi 5 note, ognuna su ogni rigo specifico. Sul primo rigo abbiamo il Mi, secondo rigo abbiamo il Sol, terzo rigo abbiamo il Si, quarto rigo abbiamo il Re, quinto rigo abbiamo il Fa. Ora, sia per le note sui righi che per le note negli spazi, vi do un consiglio. Per rendere il tutto quanto più efficiente possibile, perché ovviamente in musica poi la rapidità di pensiero e la rapidità di riconoscere una nota diventa la caratteristica rilevante mentre si suona, provate a fare questo piccolo esercizio. Memorizzate in ordine il nome delle note sia in salita che in discesa, in questa maniera. Quindi note sui righi, Mi, Sol, Si, Re, Fa, discesa, Fa, Re, Si, Sol, Mi, ok? È molto semplice, vi risulterà molto facile, ma vi darà una notevole mano a migliorare la vostra capacità di lettura delle note all'interno del pentagramma. Ora, queste erano le note sui righi, passiamo invece alle note negli spazi. Nel primo spazio abbiamo il Fa, secondo spazio abbiamo il La, terzo spazio abbiamo il Do, quarto ed ultimo spazio abbiamo il Mi. Stessa cosa che abbiamo fatto per le note sui righi, la facciamo per le note negli spazi. Andiamo quindi a memoria, Fa, La, Do, Mi, discesa, Mi, Do, La, Fa. Ok? Ripetetelo diverse volte a mente, in modo tale che diventa più facile anche memorizzarlo. Ora, scendendo qui sotto, ho per voi scritto tutte le note in ordine. Si alterneranno quindi le note sui righi e le note negli spazi, in ordine crescente. È importante sapere una cosa che tratterò poi nelle prossime lezioni. Ovviamente il range di note che abbiamo all'interno della musica non si ferma qui. Questa è una rappresentazione delle note lette in chiave di violino, che è uno dei tanti sistemi di riferimento con cui possiamo praticamente leggere e individuare una nota in musica. Però è il più semplice ed è quello solitamente da cui si parte a livello di insegnamento. Un'altra cosa da tenere a mente ovviamente è che le note possono andare anche oltre il pentagramma, sia sopra che sotto, e nelle prossime lezioni vi farò capire anche come si leggono le note che sono al di fuori delle linee e degli spazi del pentagramma. Benissimo, adesso che conosciamo la disposizione delle note all'interno del pentagramma, possiamo procedere con un semplicissimo esercizio di visualizzazione. Ve lo spiego, poi se volete potete anche mettere in pausa il video, provarlo e sperimentarlo diverse volte e passare alla fase successiva del video. Allora, l'esercizio è il seguente. Chiudete gli occhi, immaginate che sia tutto quanto buio attorno a voi e immaginate soltanto il pentagramma, ok? Quindi le 5 linee parallele che abbiamo visto prima. Ora, una volta fatta questa operazione, immaginate una nota, una pallina quindi, che cade sul primo rigo. Non appena quella pallina nella vostra immaginazione ha toccato il primo rigo, pronunciate il suo nome. Quindi immagino che la pallina si sposti, cade sul primo rigo e pronuncio il suo nome, Mi. Subito dopo devo immaginare lo spostamento di questa pallina verso il secondo rigo. Appena cadrà sul secondo rigo pronuncerò il suo nome e quindi Sol. Fate questa cosa sia in salita che in discesa, sia per quanto riguarda le note sui righi, sia per quanto riguarda le note negli spazi. La cosa importante è farlo molto lentamente e immaginare di volta in volta lo spostamento molto lento e graduale di questa pallina nel suo nuovo posto. Questa cosa vi consentirà nel giro di pochissimi minuti di avere già un altissimo livello di memorizzazione delle note e di essere già in grado di riconoscerle in modo decisamente più facile all'interno del pentagramma.
Una volta fatto questo esercizio di visualizzazione, passiamo alla challenge di oggi. Dopo che abbiamo fatto i nostri esercizi di visualizzazione, possiamo procedere con il gioco di oggi, con la challenge di oggi. In che cosa consiste questa challenge? Munitevi di un cronometro, quello che abbiamo sul cellulare va più che bene, e poi o voi stessi se siete da soli o se c'è qualcun altro che lo può fare al posto vostro ancora meglio, scrivete all'interno di un pentagramma che potete creare su un foglio bianco qualsiasi con un righello e una matita o una penna, in modo molto semplice. Scrivete all'interno di questo pentagramma che avete appena creato 10 note, in ordine casuale. Fate partire il cronometro e scrivete il più velocemente possibile il nome delle note sotto il pentagramma, in questo modo. Non appena avete finito di scrivere il nome di tutte quante le note, potete semplicemente scrivere, dove avete un pochino di spazio, il tempo in cui siete riusciti a svolgere questo esercizio. Fate successivamente una foto con il cellulare all'esercizio e potete inserirlo qui sotto fra i commenti, in modo tale da poterlo condividere con me e con tutti gli altri. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima lezione.